Un 14 agosto piovoso, ma non è la prima volta che il trasporto del carro a Fontana Rosa avviene sotto la pioggia. Il primo tratto del tragitto prosegue senza intoppi, ma giunti nella curva qualcosa va storto, l'asfalto è viscido, i buoi tirano il carro fuori traiettoria, i carristi stoppano, piove intensamente, il pubblico apre gli ombrelli, molti funaioli, forse per ripararsi dalla pioggia, mollano la presa, l'obelisco inizia ad inclinarsi pericolosamente fino a crollare sul tetto di una palazzina a tre piani, spezzandosi in più punti. La Madonnina sulla cima si stacca, rotola sui tetti, verrà poi recuperata intatta e portata in chiesa. Un pezzo di legno dell'obelisco colpisce una ragazza alla testa che viene trasportata in ospedale. Le persone sui balconi riescono a spostarsi appena in tempo. È un fuggi-fuggi generale. Il pubblico si mette in salvo, i funaroli e i carristi sono in lacrime, sotto shock per aver temuto il peggio per se stessi e per le tante persone presenti. Si disperano cercando di capire cosa sia andato storto. Una scena così nessuno la ricordava a memoria d'uomo. L'unico precedente risale al 1908. Questa è la nostra identità e quindi è molto triste, non so che cosa si può dire, ma è molto triste, solo questo. È il giorno più brutto che mai esistito nella storia del carro di Fontanarò, non è mai successo. L'importante è che non si è fatto male a nessuno, si andrà avanti, si ricostruirà e si riprenderà di nuovo la tradizione. La prima cosa che ho pensato, speriamo che non si è fatto male a nessuno, che il carro sia giusto, però è drammatico perché in questo momento il paese non aveva bisogno di quest'altra tragedia, capito? Già viviamo in una situazione non bella, Allora questa sarà ricordata per tutta la vita, e chi è di questo paese ci tiene a sta cosa, perché io ho una certa età, non mi ricordo mai che è successo, si sentiva dire che c'era qualcosa, però no. Che nei pompieri, nei carabinieri non devono mettere le mani, solo gli artigiani di Fontana Rosa lo possono smontare e rimettono al nuovo come si deve. Nella credenza popolare la caduta è foriera di sventure, ma per fortuna la tragedia è solo sfiorata. Se il carro fosse caduto in maniera diversa sulla strada, avrebbe potuto mietere vittime, nonostante le misure di sicurezza e la presenza dei carabinieri della compagnia di Mirabella, dei volontari della Protezione Civile e della Misericordia. Arrivano anche i vigili del fuoco, due squadre, d'Avellino e Grotta Minarda. Alcuni funaroli si irrigidiscono proprio con le forze dell'ordine e con i caschi rossi, nel timore che il carro venga fatto a pezzi in maniera sbrigativa, compromettendone così la ricostruzione in futuro. Le forze dell'ordine rassicurano sull'attenzione che sarà riposta. Le operazioni di recupero dal tetto si protraggono fino alle 3 del mattino con carri gru ed altri mezzi dei caschi rossi. Tanti fontanarosani restano lì abbracciati ed avviliti ad assistere e a vegliare sul carro fino a quando la parte riversa sul tetto viene rimossa e il troncone rimasto viene rimesso in piedi. Ci si interroga se ci sarà un futuro per questa che non è solo una tradizione e un momento di fede, ma è l'essenza stessa di Fontana Rosa.